sarebbero per le 5 ma... Sì, sono a corretto, subito, per favore. Subito! Guarda, se no mi chiamo, se non venisse subito la polizia, per favore. Polizia operatore 3. Sì, buonasera, stai a mia figlia, mi ha messo per l'ennesima volta le mani addosso. Signora, mi ascolta? Sì. La signora, sua figlia adesso è lì. Polizia. 17:21. C'è in linea un utente straniero col traduttore. Mi scusa. Antigano, per favore venite subito. La prego. Dentro. Aiuto! Sta picchiando mia mamma! Aiuto! Stiamo arrivando. Facciamo attenzione a tutti e attiviamo il protocollo EVA. Dai, attenzione! Longonio in ascolto. Debrione, facciamo attenzione, abbiamo un intervento per maltrattamenti in famiglia. La Sempione. Avanti, Sempione. Bene, la persona arrestata è con noi, stiamo rientrando in questura. Bene, Sempione, ma la vittima, i bambini? Sono tutti in salvo, ora sono al sicuro. La vittima aspetta i parenti per affidare i bambini e ci raggiunge in questura per la denuncia. Avvisate l'ufficio. Benissimo. È il nome di una donna la campagna di prevenzione contro la violenza di genere, contrasto a questo fenomeno, coinvolge anche gli esercizi pubblici, luoghi vitali che si preparano a diventare presidi di sicurezza e a difesa delle donne, promotori della cultura di genere. Questo è lo scopo del progetto Sicuravera, ideato da FIPE Confcommercio insieme a un gruppo di donne imprenditrici e alla Polizia di Stato. Il progetto è stato presentato alla Camera di Commercio di Catania. Valentina Piccabianchi, qual è la finalità del progetto Sicurezza Vera e a chi si rivolge? La finalità di questo grande progetto è una finalità, mi permetta di dirle, umana, di sensibilità, di attenzione e anche di corresponsabilità sociale. È rivolto ad intercettare attraverso i pubblici esercizi e quindi le persone che vivono i pubblici esercizi, titolari e lavoratori, intercettare, anticipare, cogliere qualsiasi forma di violenza di genere, ma mi permetta anche sulle persone vulnerabili, che non sono ovviamente solo le donne. È una violenza a volte nascosta, a volte non si ha coraggio di raccontarla, però il bar, il ristorante, il pubblico esercizio come connotazione ha un senso di comunque famiglia, di ambiente a noi, come dire, comfort, e quindi perché no, istruendo, formando e sensibilizzando appunto la gente dei pubblici esercizi, possiamo sicuramente dare un contributo a chi di natura è deputato a mantenere, è un tecnico della sicurezza, che sono le forze dell'ordine, nello specifico caso il nostro partner è la Polizia di Stato nella Direzione Centrale dell'Anticrimine, che ha come obiettivo quello di andare a cercare di curare questa piaga sociale che è diffusa, ahimè, ovunque. Questa campagna che è appunto di prevenzione contro la violenza ha il nome di una donna. Sì, ha il nome di una donna, ha il nome di una donna che è Vera. Serviva un nome, come tutti i progetti bisogna dare uno slogan, un'insegna. Vera ci piaceva perché in realtà Vera in germanico vuol dire protezione, ma è anche il nome di una donna, è un nome corto, è un nome forte, ecco, ci ha dato senso di forza. E Vera siamo un po' tutti, posso essere io, può essere mia figlia, ma anche, mi permetta, sua figlia, sua mamma, sua moglie, qualsiasi donna che fa parte della vita, e non esiste vita senza una donna, per cui Vera è ogni donna che conosciamo. È un progetto importante che vede oggi qui riuniti diversi relatori a parlare di un tema che è sempre attuale. Più si sta vicino su questo tema alle donne, più si dà la possibilità alle donne di
di esprimersi, di parlare e di esprimere quella che è la loro vita quotidiana, che spesso nasconde fenomeni di violenza, fenomeni di sopraffazione, meglio è, perché questi fenomeni così vengono alla luce e possono essere giudicati e valutati. Ma i dati sono abbastanza stazionari e c'è molta più coscienza di questo problema e pertanto l'emersione di questo problema è maggiore rispetto al passato, ma non perché nel passato fosse minore il fenomeno, ma perché nel passato questo fenomeno non emergeva come emerge oggi. Io credo che però la cultura è un momento come questo, è un momento di formazione culturale, sia l'antidoto migliore perché un domani questo trend abbia una curva in decrescita. Diciamo sì, intanto è un progetto che viene da lontano, dal nostro nazionale, importante perché il pubblico esercizio è l'ultimo e il primo baluardo delle città. In ogni piccolo anche comprensorio abbiamo un bar o un ristorante che realmente serve anche di sicurezza per chi naturalmente ha un problema istantaneo. Questo progetto è importantissimo perché, a prescindere che è collegato con la questura, avremo una formazione continua su quello che è il centro proprio della problematica, cioè la donna o chi è in pericolo che entra in un pubblico esercizio e immediatamente verrà non solo accolto ma soprattutto scatteranno dei protocolli di sicurezza che immediatamente riconosceremo e immediatamente avremo il contatto con la questura tramite un'app e faremo il nostro dovere. Perciò pubblico esercizio uguale sicurezza. Purtroppo ancora oggi si parla di prevenzione alle violenze sulle donne, è un tema sociale e culturale che si affronta ancora una volta. Come e con quali strumenti questa volta avete la possibilità di agire? Sì, la violenza maschile sulle donne è un fenomeno, anche se non mi piace questo termine, che ci fa interrogare ogni giorno. Noi da 20 anni lavoriamo a fianco delle donne che subiscono violenza perché gestiamo il centro antiviolenza della città ormai da quasi 22 anni, abbiamo accolto 5.000 donne. Oggi siamo qui perché chiaramente per noi il lavoro di rete è fondamentale, quindi se altre organizzazioni, enti si propongono e intendono contrastare la violenza maschile sulle donne, quindi fare un pezzetto a fianco di chi lo fa ogni giorno, perché appunto rappresenta un servizio specialistico, per noi non c'è da altro che accogliere positivamente. Con la polizia postale, con la polizia, con la questura, insomma, noi siamo in rete da tantissimo tempo, lavoriamo da sempre e l'invito della FIPE ci ha lusingato perché ci riconosce appunto autorevolezza sul tema, quindi siamo pronte a portare la nostra esperienza specifica con un passaggio importante, cioè accogliere le donne vuol dire dare supporto, però è necessaria formazione e competenza, non ci possiamo assolutamente improvvisare, quindi bene che la FIPE come appunto organizzazione di categoria degli esercizi pubblici intenda anche dare delle nozioni ai propri dipendenti, questo è fondamentale.